la Dirty Dancing era già programmata, ma dovevo fare più. Più cosa? No, c'era venuta. Come state? Tutto bene. Marco Giallini, signore e signori. Con poca voce, che è successo? Con poca voce. La sera faccio un po' di stravizi. E allora è andata un po' via. Ecco, adesso un pochino... Senti... Devi parlare, devi flautare. Flauta! Ho visto... Qui è sporco di peperoncino. Sì. Tra le altre cose, se poi vuoi, dopo facciamo... Ma un assaggio. Una punta. Del meno piccante, cioè l'ultimo. Un assaggio del meno piccante? La patatina. Ah, esatto, lo vuoi? No, ma siamo in... No! No! Ce l'ho, Ma siamo in tema, voglio dire. No, siamo... allora, non te la faccio assaggiare adesso, perché se la mangi adesso poi ci tocca buttare via tutto, perché sì, non allora andiamo più avanti. Però, ragazzi... la bara. Tanta già, roba. La teniamo qua anche solo per incuterti timore. Sì, ok? Così... Solo che, guardo, solo che ti guarda, solo che ti guarda. Ti è piaciuta la canzone degli Street che hanno fatto in apertura? Sì, bravi. Mi ricorda qualcosa, però... Ne vuoi un'altra? Guarda che loro... Chiedigli quello che vuoi. Mi ricorda un po'... Allora, come no? Allora, non credo. Cosa? Non lo so, dico, però non credo. Guardato le facce. Posso dire, tre Davidi di Donatello non è vero. Non è vero? Ho 7-8 candidature, ma... Ecco. Abbiamo contato male? No, ne ho vinti 9, però avevo 7 candidature. Non si sa come, ma insomma, ne ho vinti più di quante volte. Più di quante ti hanno candidato? Sì, sì, sì. Ma secondo me ti sei portato a casa quelli di Mastandrea qualche volta? No, cioè... volevo andare a rubare. Cioè, secondo me ce li hai a casa sulla mensola, ma perché te li sei portati via da casa? Davvero. Il 17 febbraio escono le prime 4 puntate di Dinner Club. Sì. Ci sei tu? No. Ah, sì. No. Come no? Sì. Ma come no? Dinner Club. Sì. Come no? Scherzo con... Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Paola Cortellesi. Sì. Io due. Sì. Programma con. Degli applausi. Degli applausi. È un programma con degli applausi. Di Carlo. Sì, Carlo Cracco. Sì. Con Carlo Cracco che conduce male, ma conduce. Sì. E, no, non è vero. E Sabrina Ferilli e la Letizzetto che. Avevano partecipato l'anno prima, ma non si sa come si sono ritrovati. E si sono trovati bene, si vede che si mangiava, sì, si vede che si mangiava bene. La sedicente vincitrice della scorsa, sì, anche se non c'è. Si è autoproclamata, sì, anche se non c'è un vincitore. Non c'è un vincitore, però lei ha detto ho vinto io. Dico, va bene. Che perché contraddirti? Perché contraddirti? No, vai, Sabrina. E com'è andata? Com'è andata? Molto bene, molto bene. Si è divertito? Un gran culo, diciamo, sì, si può dire, perché sì, so che la Marco. No, no, una grande fatica, però sembra una bestemmia, però diciamo belle camminate con un bel caldo e devo dire Carlo Cracco è uno staccato, cioè veramente non si stanca. Lavora mai. Senza fermarsi, perché è un programma in cui si va in un posto, si no, studia si un po' la cucina di quel posto lì e poi tornate a casa e fate un piatto tipo. Sì, okay. Sì, tipo, sì. Nello stesso pomeriggio, tipo una volta appunto siamo andati a fare delle arancine e ho fatto un'arancina, devo dire... A livello. Sì, a livello. A livello. A livello. A livello. Hai fatto anche le lumache? Le lumache sì, ho fatto le lumache raccolte insieme a tre, non ricordo, Michele, ricordo tre signori che fanno quello di lavoro, almeno con un sacco, che prendevano queste lumachine piccole che facevano un 57-58 gradi all'ombra, mentre c'erano delle pecore, degli ovini che mangiavano resti di cocomero. Sì, no, e sei uno che le mangia le lumache o è la prima volta che hai affrontato? No, è un piatto padre, difficile. Piatto molto difficile, quelle sono piccole, dentro sì, non c'è nulla. Tu praticamente succhi una casetta, come sì, diciamo da bambini, no? Una conchiglia nella quale non c'è nulla. Il guscio, sì, fai, non c'è niente, c'è il sugo che il hanno sughettino, fatto loro. Sì, il sughettino buono. Non c'è più da anni. No, è il fossile. Succhi il fossile. No, che talmente lì. No, però sono... No, no, buonissime, buonissime. Le hanno fatte quei tre signori. Scusate veramente questa voce di merda. E... Però, ragazzi, però... A culo si può dire merda no, è giusto. Dai! Oh. Sì? Sei ingrassato? No. No, perché fai... No, io faccio sport. Sì? No, no. Però sono di costituzione, come dice Lillo. Sì? Non c'ho un filo da magro, dice lui. Sì. Invece io no, non tu riesci a stare. L'hai trovato un po' simile al cinema, essendo un... No. Un po'... No. No, assolutamente no. No, va bene. No. Faccio vedere una foto allora, va bene? Sì. Perfetto.
Ti faccio vedere questa foto di Marco Giallini, una foto d'epoca. La sto facendo vedere, credo, là. Spero che sia quella giusta. Ma dove sono? Marco Giallini è questo signore qui. Quello vestito di bianco. No, allora. No. Sei questo qui. Quella vestita di bianco è Ettore Parisi, perché riconoscete il film? È difficile, eh? No. Brava, Grandi Magazzini. Bravissima, bravissima. Grandi Magazzini con un giovanissimo Marco Giallini nell'episodio, uno dei miei preferiti tra l'altro, non lo so, con Ettore Parisi. Non hai mai visto Grandi Magazzini? Giuro, no, l'ho visto quel pezzo lì. Solo quello che hai fatto tu. Stronzo. Ma tu hai fatto solo questa parte qua? O... No, ma tutti quelli lì, sono tutti della mia scuola. Ah sì? Ma abbiamo pagato quel giorno, eravate pagati? Cazzarola, chi ci andava? No. Ah. Eravamo tutti a scuola, hanno preso dei ragazzi tutti alti uguali. Sì. Eravamo anche non da buttare. Quel sì, periodo. No, dei bei ragazzi. Posso dire dei bei grazie. Ragazzi, sì. Purtroppo ero. E allora mi bloccano e dicono, no mi bloccano, a scuola, sono venuti a chiedere, però lì a scuola non si poteva lavorare prima della fine del triennio. E allora hanno detto no. E poi ci siamo un po'. Ho detto, raga, avete fatto fronte comune. 250.000 lire. All'epoca le andiamo a prendere. Ti ringrazio per l'epoca. E, all'epoca, 250.000 lire con qualche ora... Mio padre ne guadagnava circa 400 al mese nell'88-89. Sì, super giù qui. No, sei però e il film non l'hai mai visto? Mi è un professionista. Ti è mai venuta la curiosità di vedere il film, no? Sì, no, ah, non te l'ho mai. No, poi dopo, quando ho visto l'episodio mio, cazzo mi frega. Io quando vedo i film vedo solo quando ci sono io. Ti rivedi di solito? Adesso sono sempre, allora lo devo vedere. No, certo. Amici. Non era male. La scelta è o non guardo più film o guardo quelli dove sono io, perché ci sono sempre, ci sono sempre. Avevi già deciso di far l'attore? Ce l'ho fatta. Come? Avevi già deciso di far l'attore o è una passione che ti è venuta? No, la scuola era di recitazione. Sì. Ah, ok. Sono venuti lì e hanno detto, ci servono questi ragazzi? No. Però hanno sentito i soldi, qualcuno di noi non era, diciamo così, pochi devo dire, non abbienti come me, posso dire? Sì, puoi dire quello che vuoi, l'hai detto. E poi mi commuovo io quando sì. come Fedez vanno a mangiare per televisione. Io mi commuovo a parlare di quando, insomma, ecco. E ci hanno preso, abbiamo preso i soldi, non mi sembrava vero. E poi incontrai Magalli. Lì? Sì, che non c'entrava nulla. Ah. Non era. Passava per Cinecittà. Sì. E che incontro Magalli. È stato con Magalli? Bello incontro. Carino. Non mi ha cagato perché non sapeva chi fosse. Certo. E io l'ho salutato. Ho detto, ciao Magalli, cazzo vuoi? Non me lo ricordo, è vero. Gliel'hai ricordato? Vi siete più incontrati nella vita? No, l'ho incontrato e per me quel giorno fu... cioè, lo ricordo per il fatto di Giancarlo Magalli. Cioè, non di aver fatto Grandi Magazzini. Cioè, tu quel giorno lì hai fatto Grandi Magazzini, quello che ti ricordi è Giancarlo Magalli? No, perché è passato, grazie Magalli. Ci sta. Ma scherzo. Allora, il giallo ha tante altre... passioni, poliedrico, oltre al cinema, ti piace andare in moto, la musica, dipingere anche? Ma recentemente dipingere o ce l'hai sempre? No, sempre fatto, da bambino facevo i fumetti da solo, sai, molti, no? Li puntavo con le spille, eccetera, e li vendevo a gratis, li davo via. Li davi, li regalavi? Non li compravo, però bello. Insieme ai Tex Wheeler, ai Zagor Tenai, al comandante sì. Mark, quelli che andavano, quel Ken Parker, perdona. No, certo, ma si vede che la pronuncia, le lingue le sai, ecco. Sì. Ken Parker mettevo in mezzo il mio fumetto e non c'era una strategia. Lo buttavano via. Se tu potevi, la vita poi ti ha reso un grande attore. Se però tu potessi cambiarla, che cosa avresti voluto fare? Pittore, motociclista. Cosa abbiamo detto che altro fai? No, c'era altra roba. Musicista. O guardare forse. Tutta la vita alla Roma con Valerio Mastandrea. Cosa vorresti fare? Quello purtroppo lo facciamo qualche volta. Purtroppo dico per. Sì. Che sempre si soffre. Con Valerio in genere o guardando no, la Roma? No, con Valerio si soffre perché so che, insomma, avete anche voi, credo, no? Sì. Avete un rapporto abbastanza di amicizia e si soffre con Valerio a prescindere. Sì. Però lo vedi anche quando lo chiami qui, cazzo. Sì, ma anche lui sembra che soffra, però. Lui soffre. Lui prendeva l'autobus, stava così. C'era gente appena arrivata in Italia, ricordo due amici nostri che dicevano Valerio, e lui... Noi siamo venuti qua per star meglio, stai così. È stata la prova che avevano fatto una stronzata a venire da noi. No, due amici veri, eh? Sì, sì.
due ragazzi dell'est, amici nostri, hanno detto: Valerio, ma se stai così me ne ritorno a casa. Cioè, non vale la pena venire un deterrente qui. Valerio, stava così e faceva: non si sta, non si sta. Ecco. Non si vive e bene. Poi però con la Roma peggio. Sì. E allora direi il musicista. Zaniolo lo conosci? No. No. Di persona no. Cosa ne pensi di quello che è successo con Zaniolo? Beh, adesso a parte qui si tocca un terreno. Esatto, perché abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma io sono d'accordo col giallo. Quando si parla possiamo di cose serie, parliamo di cose su Monet. Sì, certo. Su Schnabel posso dire, sì? Su Basquiat vado. Sì, si può ridere, si può ridere, ma non sulla Roma e su Zaniolo. Su Zaniolo. Quindi? No, sulla Roma. Beh, a me dispiace che se ne vada una. Ora se n'è andato, quello che sembra, un ragazzo che sa giocare a pallone. Però per il resto non conosco, non so le storie. Come diceva mio padre, mi pare tutto magna magna, ecco, quello era, sì, nella vita in generale. Figuriamoci, però, no, non il calcio, io dico dappertutto. E poi siamo venuti meno. Chi? Tutti. Ah. Sì. Così. È un momento abbastanza. No, però è vero, ti sei fatto serio, però è vero, ne approfitto e ti faccio domanda seria. Marco Giallini, hai già fatto quello che tu pensi possa essere il ruolo della tua vita o deve ancora arrivare? No, per dire che facciamo i cretini, però possiamo anche fare un programma come gli altri. Non è che... Culturale, giusto, ponderato. Non l'ho fatto ancora. Ti auguro di farlo.